Buongiorno dall'Italia, benvenuti a tutti, benvenuti qui sul mio canale Pensieri Armonici, canale di YouTube. Io sono Pasquale Di Matteo ed è un piacere essere qui in collaborazione con Armezon in questo video di presentazione di artisti giapponesi. Oggi viene a trovarci in questo video, è protagonista di questo video. Un'artista davvero unica tra quelli che si sono presentati per questa rassegna. Un'artista originalissima che è Hitomi Hisoya. Qui penso che la pronuncia sia molto appropriata. Comunque me lo auguro e mi scuso se così non è. Anche di Hitomi Hisoya vedrete le sue opere sul cavalletto e le vedrete appese alla parete alle mie spalle in questa ambientazione virtuale. Hitomi Hisoya, dicevo, molto particolare perché presenta delle opere a inchiostro, delle opere dove c'è una perfezione della rappresentazione tra quello che è geometria e filosofia. È un artista che presenta opere che si rifanno al sanscrito, alla lingua, una delle lingue più antiche al mondo, ed era una lingua che anticamente veniva attribuita addirittura agli dèi, veniva definita la lingua degli dèi, una lingua che per molto tempo era utilizzata dalle élite nella regione in cui è nata, che è l'India, e che comunque affonda poi le sue radici anche in alcune religioni, tra cui il buddismo. E le opere che presenta Hitomi Hisoya sono delle opere che si rifanno a quella che è proprio, appunto, dicevo, la filosofia, la perfezione, il raggiungimento della perfezione, la virtù del migliorarsi, dell'adoperarsi per maturare, per diventare migliori. Questo si ricollega a quello che è praticamente la tradizione calligrafica giapponese, che è proprio si fonda su quello che è il miglioramento, il volere ad ogni costo tendere a una maturazione che porti la persona alla perfezione, o ad arrivare molto vicini alla perfezione, ma una perfezione che non è un concetto fine a se stesso, ma è un miglioramento massimo. È come se si volesse portare l'individuo al suo massimo possibile. Ecco, quella è la perfezione a cui attinge l'arte calligrafica, ed è la perfezione a cui sembra attingere anche Hitomi Hisoya con queste sue opere, con questo suo modo di essere, di fare arte. Vedete come c'è la perfezione del cerchio. Il cerchio non è una scelta casuale, è la figura geometrica della perfezione, rappresenta, è metafora, è icona della perfezione. Il cerchio non ha spigoli, non ha angoli, non ha smussi, percorrendo la sua circonferenza non c'è un momento in cui si viene fermati, perché non c'è una parete, non si cozza contro nulla, il cerchio è perfetto. E che cosa fa questo cerchio? Va a racchiudere una sorta di paesaggio lontano, un orizzonte quasi accennato all'interno di un cerchio in un'opera, mentre nell'altro c'è un carattere proprio della scrittura che prende spunto dalla scrittura sanscrita, del sanscrito. E Hitomi Hisoya quindi ci illustra quello che dovrebbe essere un percorso, un cammino. È un'arte di sperimentazione, è un'arte di meditazione che è sia volta su se stessi, quindi diciamo che l'artista realizzando queste opere già di per sé
va a meditare, va a sperimentare molto su se stesso, su se stessa. È un continuo cercare l'illuminazione. Ecco l'artista che cosa ci dice? Ci dice di cercare il miglioramento che ci possa condurre a un'illuminazione. E oggi è molto difficile nella società in cui viviamo, contemporanea, fatta di progresso, di turbocapitalismo, di successo ad ogni costo, di immagini che riusciamo a bruciare sui social nell'arco di pochissime ore. Pensate alle storie di Instagram che durano massimo 24 ore e che diciamo andrebbero postate diverse durante la giornata. I Tommy Zoya ci parla di un nuovo modo di essere, un nuovo modo di vivere, una nuova società, una società diversa, una società che riesca ad attingere ai veri valori di un tempo, fatti di educazione, fatti di criteri di vita, fatti di norme comportamentali che davano un senso alle cose che davvero hanno un senso, alle cose importanti, fondamentali della vita, non alle immagini che si consumano in poche ore. Il Tommy Zoya ci riconduce a quei concetti profondi di vita e di filosofia, ecco, ci riconduce alla filosofia. Oggi è uno dei concetti che più viene invece tralasciato nel mondo, è proprio il concetto della filosofia. La filosofia che cos'è? La filosofia è il pensare, la filosofia è il porsi domande, è il dubbio, è quella cosa che ci obbliga a continue ricerche, prima di tutto in noi stessi, verso noi stessi, poi del mondo, di ciò che ci circonda, in maniera micro, se vogliamo, quindi relativa a quelle che sono le nostre frequentazioni, la famiglia, gli amici, o in maniera macro, quindi la società, la geopolitica, il mondo, la storia, quello che accade ogni giorno. Noi viviamo libri di storia, no? Viviamo nel nostro tempo e noi attraversiamo una parte di storia che tra decenni e secoli sarà nei libri di storia. Ecco, i Tommy Zoya ci presenta il cerchio, ci racchiude il nostro tempo, la nostra storia e ce le mette all'interno di questo cerchio e ci dice: noi siamo lì al centro di quei cerchi, siamo al centro e dobbiamo capire, comprendere quello spazio, dobbiamo riempire quello spazio, ma dobbiamo viverlo, quello spazio. Ecco, un artista che quindi tocca veramente dei temi importanti, profondi, oggi difficili da affrontare in una società dove davvero sembra che manchi sempre il tempo per pensare, o addirittura, peggio, sembra che in questa società chi pensa sia un perditempo, sia una persona che non sia proprio funzionale al progresso, perché il progresso va a premiare quelle persone che producono tante cose. Produzione non intesa soltanto come la produzione taylorista industriale, ma una produzione di cose. Anche solo produrre tante foto su Instagram, guardate quanti ci sono questi mestieri nuovi degli influencer, no? Quante immagini si sprecano, che però se andiamo ad analizzare quante ci raccontano davvero qualcosa di importante. Tra miliardi di immagini ne restano pochissime. Ecco, il Tommy Zoya ci racconta proprio questo, ci dà lo spunto per analizzare proprio questi elementi, per andare a comprendere che cosa sia interessante valutare e cosa no. È un artista del pensiero, un artista concettuale, se vogliamo, è un artista che mette la filosofia al primo posto e dice: signori, il modo di vivere numero uno è
attenzione a quello che è l'essenza della persona, quello che è lo spirito della persona, la persona io, cioè il singolo soggetto umano, ma anche gli altri. Questo significa quindi avere rispetto degli altri, rispetto per la specie umana, non solo la specie umana, per avere rispetto per tutti. Ecco l'arte dell'armonia ed ecco il perché del cerchio. Cerchio che cos'è? L'armonia di tutte le cose, va a racchiudere tutte le cose, come se avesse davvero colto l'essenza di quello che è anche la filosofia, anche taoista se vogliamo, no? Dove anche lì la spirale è diventata ormai quel famoso cerchio con quello che in Occidente noi sbagliamo chiamiamo il simbolo del bene e del male. In realtà è il Tao, è la via, e racchiude tantissime cose che poi sono comuni a tante religioni, no? Il buon senso è comune a tante religioni: il taoismo, il cristianesimo, lo shintoismo, il buddismo. E non c'è una religione migliore di altre. Ci sono cose intelligenti che sono migliori di altre, e tutte le migliori religioni al mondo poi riescono a dire tutte queste cose intelligenti. Ed ecco come quindi l'arte di Itomi Isoya è un'arte quasi aulica. Io la definirei quasi aulica perché è un'arte che fa pensare, costringe a pensare, ma il pensiero di Itomi Isoya non si ferma al ragionamento, è un pensiero che entra nell'anima, che presuppone un'attenta riflessione dell'essere umano su se stesso, sulla vita e sugli altri. Un artista veramente che è veramente un piacere ospitare, perché io adoro la filosofia e mi piace tantissimo quando gli artisti inducono le persone, gli osservatori, a pensare, perché l'arte è prima di tutto proprio è un veicolo di cultura, di pensiero, di miglioramento, di evoluzione della società umana. Un grande piacere aver ospitato Itomi Isoya. Noi ci vediamo al prossimo video.